Arna ha avuto il piacere di partecipare a questo evento di contaminazione perché sempre più ci si rende conto che nella realtà di oggi lavorare come unici attori non è possibile, quindi tutte le tecnologie e chi le utilizza devono essere sempre più messe a confronto, essere in rete, e da qui possono nascere dei reali benefici. Real estate ha bisogno di qualità, gli sviluppatori stanno iniziando a capirlo, stanno iniziando a lavorare insieme agli architetti anche attraverso delle gare, proprio per premiare la qualità, che diventa un elemento importante del progetto e che penso sia il futuro. Uno sviluppatore ha una responsabilità, le cose che fa rimangono per molti secoli, quindi per noi la qualità della vita delle persone e la qualità della vita in generale di una città sono elemento essenziale. Più che la qualità del materiale, il lusso, io credo che il comfort sia la cosa che dia maggiore prestazione, maggiore voglia di vivere un ambiente. Comfort è il risultato di un percorso in grado di portare ciò che pensiamo, cioè il possibile, nella realtà, nel mondo del reale. Stiamo vivendo una grande trasformazione delle città, forse siamo ancora inconsapevoli di questo, ma i cambiamenti della mobilità, soprattutto elettrica, condivisa, stanno cambiando il modo di vivere la città, e in questo proprio la mobilità per la prima volta cambia quello che è stato il periodo della modernità, quello dei veicoli normali. Allora la rivoluzione elettrica sarà qualcosa che per i prossimi 10 anni cambierà il nostro stile di vita e sicuramente in una qualità diversa dell'abitare urbano. Un tema importante che noi stiamo sviluppando, che collega sia la realtà abitativa con quello che ci sta intorno, è quello della mobilità elettrica, del fotovoltaico, come sfruttare quindi l'energia elettrica mettendola a disposizione anche delle città, delle strutture recettive e tutto il resto. Fisman è una multinazionale che focalizza i propri sforzi non sulla ricerca di dispositivi per l'efficienza, ma di veri e propri sistemi. Ormai, guardando al benessere e a quelle che sono le generazioni future, l'efficienza non sarà più appunto intendersi come efficienza di un singolo dispositivo o di una singola area, ma appunto efficienza complessiva dell'ecosistema. Appunto, Fisman su se stessa ha testato e per prima ha portato avanti valori quali l'efficienza di sistema, nell'ottica di creare spazi di vita per le generazioni che verranno.